miei preferiti del mese di marzo. Ho fatto questo video, ho voluto fare due video invece di uno perché avevo bisogno di parlare un po' di determinati argomenti e quindi non volevo fare un video lunghissimo di un'ora. Ho preferito fare due video diversi, separati. Quindi riprendo il mio quadernuccio di Gustavo, e che tra l'altro sta qua, vuole uscire. Gustavo? Gustavo? Vuole andare in giardino, quindi tra poco lo porterò in giardino a fare un po' di avventure. Allora, mese di marzo, eccolo qua. Cibo, il cibo del marzo, il cibo di marzo, sono due cibi. Allora, uno, guardate un po', ho ritagliato soltanto l'etichetta per non lasciare il bustone perché era bello grande. Sono dei taralli di farro che ho comprato all'Aquila. Allora, ho ricominciato le lezioni all'università, quindi io lunedì, mercoledì e qualche volta, quando ci riuscivo anche il venerdì, andavo a fare lezioni. Nella pausa pranzo, che era abbastanza lunghetta, i lunedì, andavo a fare sempre un giro nel supermercato che sta lì vicino alla facoltà. E ho voluto provare così, per curiosità, questi taralli di farro. Mi sono innamorata di sti cosi, buonissimi, sono delle ciambelle grandi, così mi dispiace, sono finite, le devo ricomprare. E insomma le ho acquistate due volte, quindi mi sono piaciute un bel po'. Questi gli ingredienti sono farina di farro, olio di semi di girasole, zucchero di canna, vino bicarbonato. Stop! Buoni, 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 questi sono stati fatti all'Aquila, da un'azienda dell'Aquila. E non so se voi li potete trovare in giro, si chiama Farro Filosini. Eccolo qua. Buoni, buoni, buonissimi. Un'altra cosa che mi ha stupito sono queste liquirizie salate. Allora, queste le compro in Olanda, non so se esistono anche in giro, non le ho mai viste qui. Io ogni anno mi riporto delle liquirizie molto particolari di questa marca che si chiama Old Timers. E ci sono vari tipi di liquirizia, ci sono quelle che sono proprio di radice di liquirizia, che hanno la confezione rossa a bordeaux, sono le mie preferite, ma veramente una droga, cioè me ne mangerei 10 tutte insieme e di solito acquisto sempre quelle. Questa volta a Natale mio fratello ha portato vari pacchi per i vari zii, parenti, amici e mi sono capitate due scatole diverse, una blu che però ho regalato a mia cugina perché erano veramente troppo salate e non le riuscivo a mangiare e queste grigie. Che devo dire, invece sono molto molto gustose. Allora io tipo, dice, Gustavo, andiamo in giardino? Ci andiamo in giardino? A fare le avventure? Amore. Vabbè. E quando me l'ha regalata a dicembre, no, tutte e due salate, io ti ammazzo perché mi fanno schifo, non mi piacciono. Invece poi dopo, insomma, l'ho aperte. L'ho lasciato un po' là, ogni tanto ne provavo una, tipo ingoiavo così per mandarla giù, per non sputarla. Invece poi a marzo ne ho mangiata una, ne ho mangiata un'altra, ne ho mangiata un'altra. Praticamente mi sono innamorata di queste caramelle e mi piacciono tantissimo. Ripeto, queste hanno un leggero retrogusto salato, si sente un po' il sale. Ma non sono proprio salate, salate, salate. Quelle blu erano veramente salate. Quelle blu Davide mai più, amore mio. Quelle blu mai più. Quelle rosse bordeaux, sì. Queste pure mi piacciono. Quindi insomma, liquirizie salate mi sono piaciute molto. Di questa marca Old Timers. Bello anche il packaging, molto vintage, mi piace molto. Prodotto EcoBio del mese di marzo. Gustavo non ce la fa più se sta disperando. Non ha capito che fra poco lo porto a giardino. Allora, è stata questa maschera rimineralizzante, nutriente, tonificante che mi ha salvato la pelle che era diventata decartapesta. Mi piace tantissimo, è a base di miele, ve la faccio vedere. L'ho pagata un pochettino, mi pare tipo 12-13 euro, mi sembra un po' esagerata sta cosa. Profuma di miele e di Yang Yang, è proprio a base di miele, cioè secondo me se proprio spalmare il miele in faccia è uguale. Infatti la prossima volta mi comprerò un barattolo di miele. Questa c'è scritto applicare sul viso asciutto, lasciare agire 10-15 minuti, risciacquare con abbondante acqua tiepida, ottima come rimineralizzante dopo sole, contiene miele ed olio essenziale di Yang Yang. Vabbè, fatto sta, mi è piaciuta tantissimo, ma salvato. Già dalla prima applicazione questo viso, questa pelle si era rigenerata, quindi io una volta ogni 10 giorni
diciamo, me la faccio. In realtà è un bel po' che non la uso, quindi penso proprio che domani o stasera me la rifaccio. Poi un altro prodotto eco bio, sono due prodotti eco bio che voi conoscete, però io lo metterei quasi tra il riciclo perché l'ho utilizzato in modo alternativo e sono questi, cioè l'Eye Care Martina Gebhardt, il Cover Stick La Vera, questo è un correttore, questo è un contorno occhi. Che cosa ho fatto? Allora, questo contorno occhi a me piace molto, però già ve ne ho parlato nel video La Vera in collaborazione con Lara My Curly Colors, ciao Lara. Questo correttore è abbastanza secco, quindi utilizzato da solo sul contorno occhi, vedevo che mi seccava il contorno occhi e andava molto nelle pieghette. Però mi piaceva il colore, nel senso è anche illuminante, quindi lo volevo comunque utilizzare, a prescindere dal fatto che l'avevo acquistato, gli volevo dare un senso. Allora, che cosa ho fatto? Ho deciso di fare delle prove. E ho provato ad utilizzarlo combinato all'Eye Care Martina Gebhardt, che significa, vi faccio vedere come faccio, tanto pastrocchio sempre. Correttore, un bel po', un bel po', adesso metto poco se non lo spreco, un bel po', un bel po', un bel po', un bel po', bello cremoso, lo scaldo sopra il dorso della mano. Prendo una puntina piccolina, ma proprio così, poi più dai, così, di contorno occhi. Ce la spalmo sopra, a metà l'ho lasciata sulla confezione, ce la spalmo sopra, quindi diventa più liquido, più cremoso e lo uso come un correttore in crema. Tra l'altro c'è anche il contorno occhi all'interno, quindi è utile per rendere anche, per distendere un po' il contorno occhi, anche per illuminarlo, per idratarlo, insomma io così mi lavora molto bene. Questa operazione l'ho fatta anche oggi. Però questo è già il terzo video che giro, insomma, adesso è pomeriggio, non lo so se ho il viso un po' sfatto, non ho neanche ritoccato il trucco, quindi non so che effetto farà adesso sulla mia pelle, attraverso il video. Questo procedimento però vi assicuro che è ottimo e mi piace tantissimo. Quindi se avete un correttore che non vi piace, che è troppo secco, mischiatelo a questo, che è molto oleoso, molto burroso, ma ne va veramente poco, se no veramente fate un pastrocchio, poi arriva fino a ai denti, poco, una puntina, picchiettate, stendete. Oh yeah. Poi altri due prodotti eco bio sono un'altra saponetta di queste qui della Kama Ayurveda, che già avevo mostrato nel video dei preferiti del mese di febbraio. Allora, a febbraio ho utilizzato quella addolcente. Per quanto riguarda il mese di marzo, e sto ancora lì che la sto smaltendo, è quella rivitalizzante che si chiama Arogia. È buonissima, mi piace da morire. Questa è quella che mi piace di più per adesso. Proprio come profumo, mi piace tantissimo. Ed ha una carta panna e verde, l'altra invece era panna e viola. E questa veramente mi piace tanto, tanto, tanto. Ha una combinazione di odori buonissimi, buonissimi. C'è il patchouli, mi piace veramente tanto. Tanto, tanto, tanto. L'altro prodotto lo conoscete perché l'ho usato tantissimo, non mi dilungo, non ne voglio parlare troppo perché insomma già ve l'ho mostrato nel video dei preferiti, il video top 3 sotto 10 euro, è questo olio dei provenzali, quindi casomai vi metto il link nell'info box così almeno se siete interessati a conoscere questo olio e sapere le varie caratteristiche, lì ne parlo un bel po'. È davvero ottimo per tutto, da quello che ho capito, da quello che mi avete scritto anche voi, è anche buonissimo sia per struccare sia come impacco per capelli. Quindi buono, veramente buono dei provenzali. Questa è la seconda confezione che ricompro, un po' oleata come al solito. Il profumo è stato questo. Come vi ho detto già nei preferiti di febbraio, ho provato un sacco di campioncini di questa marca. Questo allo fiorito smalto è quello che mi è piaciuto di più perché è molto fresco, fruttato, buono e quindi ho deciso di acquistare la taglia quella piccolina da 30 ml, tra l'altro erano anche in offerta. Guardate che bello questo packaging, mi piace tantissimo. Sì, mi fa pensare ai profumi delle nonne, mi piace tanto, è veramente molto molto buono. Sì, è un fruttato fresco, è un fruttato fresco, mi piace tantissimo. Poi per quanto riguarda l'evento è il corso di teatro. Allora, lunedì sera sto facendo con il mio ragazzo un corso di teatro, facendo nel senso che sto seguendo come allieva un corso di teatro. Gustavo! Febbraio, gli ultimi due lunedì di febbraio, c'è stata l'opportunità,
di seguire gratuitamente come lezioni prova appunto un corso di teatro, un laboratorio teatrale. Siccome ci è piaciuto tantissimo, sia l'insegnante che comunque che è un mio amico, un amico di Avezzano della mia città, che però insomma è stato fuori per molti anni, adesso è tornato, ha deciso di provare a proporre questa bella cosa, di dare questa opportunità a noi che siamo qui. Insomma, sono stata contentissima, ci è piaciuto tantissimo da morire. Poi a me il teatro comunque è sempre piaciuto, facendo danza, comunque una danza con danza hip hop però contaminata, sia a livello coreografico, di struttura coreografica, sia proprio come danza teatro, a livello musicale, insomma, mi piace tantissimo il teatro. E quindi, insomma, abbiamo deciso poi di iscriverci a questo corso e quindi a marzo ho cominciato il corso di teatro. Poi, per quanto riguarda il libro, eccolo qua, è stato questo il libro di marzo. Lo sto continuando a studiare un po', vi farò presto un video su questo libro, o meglio, un video sull'argilla, sui suoi utilizzi e sulle sue proprietà. È interessantissimo. L'avevo acquistato quest'estate a Pescara, è un libro Giunti, mi è piaciuto molto. E parla appunto che cos'è l'argilla, le varie proprietà, i vari tipi di argilla, come viene utilizzata. Davvero, davvero buono. Mi piace tantissimo, tra l'altro poi alla fine ci sono tantissime ricette in base ai problemi che uno ha. Parla addirittura qualcosa anche della riflessologia del piede, insomma mi piace molto questo libro, pur essendo piccolino lo trovo buono, mi è piaciuto. Questo è il libro di marzo. Poi, per quanto riguarda lo shopping del mese di marzo, ho due cose da mostrarvi. Uno è questo quadernone di carta riciclata della Pigna Nature. È molto molto comodo perché io questo lo uso all'università, perché ha tre colori differenti all'interno, quindi invece di portare tre quaderni diversi oppure raccapezzarti le materie in un blocco note, tutto quanto uguale, io praticamente l'ho diviso, a parte l'elefantino, ho diviso praticamente per materie, quindi che ne so, sul rosso ci faccio una materia, il verde un'altra, il verdino un'altra, ed è comodissimo. Questo l'ho preso alla loro spin, non mi ricordo quanto l'ho pagato, se 3 o 4 euro. 4 euro, non mi ricordo. Comunque comodo, c'erano vari disegni, ho scelto questo qua perché mi piaceva molto. E poi, siccome l'OBS si sta spostando dal centro, in un centro commerciale, purtroppo è così, c'erano degli sconti sconti matti. E allora ho acquistato questa sciarpina e sono drogata di sciarpine, ne ho veramente a bizzeffe di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutti i tessuti, e me l'avete vista sicuramente in alcuni video durante il mese di marzo, e questo appunto è stato un acquisto di marzo che mi è piaciuto molto. Mi piace anche perché non è super leggera, però non è insomma pesante come una sciarpa di lana, e mi piacciono molto anche i colori, anche perché io di questi colori sul rosso così non avevo praticamente niente, di questi colori non ce l'avevo, quindi mi è piaciuta molto. Ecco qua. Il tè, già ve ne ho parlato, il mio tè, o meglio tisana preferita, o meglio infuso, è stato questo, l'infuso di vite rossa. Buono, 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 l'ho utilizzato prevalentemente a colazione. Vi ho già parlato nel video delle tisane, quindi se volete dettagli un po' più approfonditi, informazioni su questo infuso, vi invito a vedere il video mappa delle tisane 2. Ora io vi saluto, ho cercato di fare un video abbastanza breve questa volta e ci vediamo al video dei preferiti di aprile. A presto, ciao! Right here, right here.